dice che qui è Numa. Andrò un pochino a braccio perché sono molto ispirata. Vi faccio vedere che location speciale siamo questa sera. Piazza Navona. Allora, oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di video e location. Perché? Perché ho tantissimi amici che amano fare video amatoriali o anche più professionali per i loro brani, per raccontare le loro storie. E volevo raccontare un po' la mia di storia allora, per potervi dare magari qualche suggerimento, qualche consiglio. Ovvero, avete qualche amico del cuore? Qualche persona che vi vuole bene? Ecco, allora chiedete. Chiedete, perché sicuramente ci sarà qualcuno che vi aiuterà e che magari vi presterà, come in questo caso meraviglioso, la loro bellissima casa, la loro bellissima terrazza. A proposito, grazie Fabio, grazie Antonella. Allora, cosa succede a volte nella vita? Succedono che delle combinazioni felici e fortunate. E in questo caso vi parlerò del mio video. Sto girando vivo, perché vivo per amarti, ora e sempre. Sono parole semplici, lo so, però quando ci credi, sinceramente, hanno anche un significato, una promessa piuttosto importanti, e io le sento così. Vivo avrà diverse location, anzi verrà la bellissima Piazza Navona, questa terrazza stupenda di Fabio e Antonella che mi hanno prestato, e abbiamo girato anche in un'altra location di un mio carissimo amico, per dirvi appunto quanto l'amicizia è importante quando abbiamo bisogno di essere aiutati, no? Consigliati, accompagnati nel nostro percorso, in un cocktail bar a Ponte Milvio a Roma. A proposito, chi viene a Roma e viene a Ponte Milvio e viene al bar Milvio, vi posso garantire, non è una pubblicità, ma è una cosa sincera, un consiglio sincero, anzi è una pubblicità sincera, perché quando vale la pena è sempre la benvenuta. Venite a trovare questo locale, venite a vedere che atmosfera c'è, quanti giovani, quanta musica e anche, devo dire, un modo di divertirsi equilibrando. Io lo dico sempre, Roma delle volte, io parlo di Roma perché è una città che amo particolarmente, ma questo succede in moltissime altre città, i giovani molto spesso si sanno divertire, cioè ovvero sanno bere quel giusto, quella giusta quantità, non fare stupidaggini, tornare a casa in maniera sana e salva e sapersi divertire con gioia senza fare guai. E questo è un messaggio nel messaggio che ci deve guardare. Ma comunque torniamo alla location per i video. Allora, che cosa succede? Ci serve spesso una bella luce, perché la luce è tantissimo. Poi diciamo, sai, magari economicamente nel budget non possiamo magari permetterci delle strutture importanti, no? Tecnologiche. Ok ragazzi, vi dico che la luce è la nostra grandissima amica, come poter farci avere come delle atmosfere, delle ombre, no? Dei colori, che sono quanto un faro costosissimo o magari uno studio tecnologico. Questo Numa ve la dice per esperienza, perché ho veramente imparato il fai da te, ho imparato davvero a tirare fuori il meglio dalle idee, dalla creatività, dai consigli degli amici e ripeto, consultarmi, chiedere. Chiedete, apritevi, non siate timidi, pensate, riflettete, magari vi ricordate un posto dove siete stati tanti anni prima, di cui vi siete innamorati semplicemente per fare una passeggiata e lì potete tornare a girare il vostro racconto, il vostro video. Quindi era questo un po' il consiglio così di getto che vi voglio dare. Usate la fantasia, usate la natura, usate il mondo, perché il mondo è la più grande location, non vi servono degli studi costosissimi quando avete la vita, che è la vostra più grande coreografa, scenografa e fotografa che potete incontrare, e chiedete ai vostri amici di aiutarvi, ok? Poi vi racconterò altre cose del backstage di Vivo, vi farò vedere i ballerini che abbiamo utilizzato, che sono dei ragazzi fantastici. Domani andremo al mare e quindi c'è anche una sorpresa, pensiamo di fare tutti quanti un tuffo dentro il mare, sì, ma probabilmente tutti quanti vestiti, insomma divertirci anche, perché questo secondo me è il segreto per vincere, per trasmettere delle emozioni positive e per fare successo. Divertitevi e soprattutto siate creativi, non vi preoccupate del budget, preoccupatevi della sincerità, della spontaneità e sicuramente realizzerete i vostri sogni come li sto realizzando io. Un grande bacio da Numa, grazie Velvet Music per questa occasione.